Al mio 3 vedrete un brevissimo estratto della puntata di oggi, 27 febbraio 2023, del programma TV Viva Rai 2, condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, ex Iena del programma TV Le Iene. Allora, adesso vi racconto com'è andata per poi dare al mio 3 la possibilità di vedere il video in questione. Ripeto, è un brevissimo estratto dove mi si vede. Sono quello alla vostra destra in alto, quindi vedete il video? C'è un ragazzo in primo piano, io sono a destra, leggermente spostato in alto. Sveglia stamattina alle ore 5. Mi sono preparato, vestito, docciato. Dopodiché sono partito, un'oretta e mezzo di viaggio. Sono arrivato a Roma, precisamente zona Prati, via Asiago 10, zona Prati. E proprio in loco ho potuto osservare, o meglio godermi, il programma in questione. È un programma piacevole, simpatico, di grande intrattenimento, dove Fiorello, il grande mattatore, riesce veramente a elargire sensazioni di grande benessere e di grande simpatia. Arrivato in loco non c'era pioggia, però per terra era bagnato, ok? Visto e considerato che la notte prima ha piovuto. Era comunque umido e il clima era abbastanza freddino. Nonostante questo, sono arrivato in loco e il programma va in onda sulle due, ripeto, e dentro ad una sorta di tendone lungo, con su scritto Viva Rai 2, punto esclamativo. Dentro a questo tendone grande ci sono Fabrizio Biggio, ex dei soliti idioti, Fiorello, Rosario Fiorello, e il buon Mauro Casciari, Iena Perugina, che ha fatto parte del programma in questione di Italia 1, va bene? Noi da fuori osservavamo tutto quello che accadeva. Non si può entrare dentro, ovviamente, solamente se sei un ospite. Oggi era presente Ultimo, l'ho visto dal vivo. C'era un sacco di persone. Appena Ultimo è entrato, tutte quante le ragazze emozionate gli hanno stretto la mano per farsi autografi e via di seguito. Addirittura una ragazza ha detto: "Oh, mi ha fatto così con la mano!" È tutta quanta eccitata, no? Dal fatto che gli ha fatto così con la mano Ultimo, no? E tutti insomma erano presenti lì per farsi la foto oppure un autografo o ripeto un selfie proprio con Ultimo, ossia Nicolò Moriconi, ok? A me non mi ha fatto né caldo né freddo. Ho fatto una foto con il buon Fabrizio Biggio, non sono riuscito a farla con Fiorello perché c'era la sicurezza che c'era davanti. Devo dire che lo spazio non è elevato perché a quell'ora, già a quell'ora è pieno di persone, infatti io ero totalmente stretto, va bene, quindi avevo davanti a me un sacco di persone, ok? Quindi riuscire a fare i video ce l'ho fatta, però entrare dentro è letteralmente impossibile, ve lo posso garantire, ok? Che esperienza è stata? Una bellissima esperienza che rifarei tranquillamente e serenamente. Mi ha colpito molto vedere Fiorello dal vivo perché è magro, è molto magro, bello alto, molto magro. Mi ha fissato per 2 secondi perché io stavo lì, no? E ogni tanto ho visto che mi ha fissato 2 secondi. Ovviamente non sa chi sono, però probabilmente mi avrà visto in qualche video sul canale Narratore Italiano perché io in qualche canale, in qualche video ne ho parlato di lui, parla di lui. Quindi questo è quanto, va bene? Poi è uscito anche Mauro Casciari, non si può riuscire a fare la foto con Mauro perché c'è la sicurezza. Biggio invece è stato più facile perché comunque dal paravento una persona si poteva mettere lì e fare la foto con lui. Io cosa che ho fatto, ok? Telecamere sì, c'erano ovviamente, però non ti rendi conto quando ti riprendono perché comunque sono fotocamere non del tutto visibili. Infatti dall'alto io sono stato ripreso più e più volte. Non soltanto io, ovviamente tutti, quindi appaio in piccolo, una testa pelata appare, ok, io. Però mi ha fatto piacere lo stesso che si vede il logo di Rai 2 HD. Alta definizione significa, ok. Ecco, questa è una delle tante esperienze che si aggiungono alle esperienze televisive, chiamiamole televisive, che ho compiuto, che ho realizzato, che mi ha lasciato parecchio soddisfatto, molto felice, devo dire, ok. Il 13 di marzo forse credo che uscirà la mia esibizione, sempre al programma di Rai 2, che però si intitola Evviva il Videobox. Quindi vi ricordo che il 13 marzo 2023, dalle 8 alle 8:30, non perdetevi la puntata, perché con ogni probabilità, molto probabilmente, potrete vedere la mia esibizione a Evviva il Videobox,
videobox con tanto di stanza rossa dietro di me ed io che parlo finalmente con la mia esibizione guardandovi nelle palle degli occhi. Va bene? Un'esibizione meravigliosa, piacevole. Pensate che l'ha detto ai lavori, mi ha detto: tu sei simpaticissimo, sei stato bravissimo, quindi mi ha fatto anche i complimenti, ok? E quindi vedetemi e gustatemi perché sarà un'esibizione che secondo me vi piacerà. Io me la registrerò, me la terrò fin quando ho vita, me la vorrei anche caricare sul web, perché voglio lasciare una traccia del mio passaggio in questo iter terreno barra biologico barra biografico. Va bene? Detto questo, detto ciò, grazie a tutti, dal vostro Leandro, il conoscitore italiano. Ho dovuto togliere per motivi di musica, per motivi di copyright, la musica di sottofondo a questo video molto breve, questo piccolo estratto di 2 secondi. Perché altrimenti mi verrebbe tolto tutto il canale, tutto il video, va bene? Iscrivetevi, commentate, bando alle ciance, 1, 2, 3, via!